15 giornate, 17 concerti ed oltre 100 musicisti sono i dati della 26esima edizione del Festival Elba Isola Musicale d'Europa, che rinnova la vocazione al connubio tra musica, natura e storia, dal 28 agosto all'11 settembre all'Isola d'Elba, tra Portoferraio, Capoliveri, Rio, Marciana e Marciana Marina. La novità, la più importante, è naturalmente la creazione dell'orchestra del festival. Questa è una compagine che io spero nasce e va avanti, che è fatta dei primi parti che sono grandi musicisti internazionali che portano qui i loro allievi preferiti per creare questa orchestra di 40 elementi, quella piccola orchestra sinfonica di 16 nazioni. Il resto è la nostra anima cameristica, come sempre. Abbiamo concerti con musicisti che vengono da varie parti, che si mettono insieme e si creano dei programmi di produzioni nostri, e poi ci sono omaggi come quest'anno, omaggio a Pasolini, che è un concerto molto interessante con il coro di Friuli Venezia Giulia. Da sottolineare anche altro aspetto, diciamo, importante di questa edizione, che siamo nella guerra, abbiamo la guerra sulle spalle, insomma, e per questo il festival non poteva rimanere estraneo a questa cosa. Siamo assolutamente schierati con Ucraina e abbiamo dedicato il nostro premio del festival, quello che facciamo insieme con amici del festival, a una giovanissima violinista ucraina di 13 anni con un brano speciale scritto per lei da un compositore romano, Alessandro Annunziata. Qui siamo nuovamente a questo appuntamento importante, per straordinario dal punto di vista artistico, culturale, per il Portoferraio, ma per l'intera isola, un evento ormai consolidato che, insomma, nel panorama delle manifestazioni elbane ormai si è consolidato come forse una delle più importanti, se non la più importante. Quest'anno è la 26esima edizione e, come ci ha detto Giorgio Edelman, il direttore, nella conferenza stampa, abbiamo cominciato un'altra fase, soprattutto loro che la organizzano, la fase che ci porterà probabilmente alle nozze d'oro, dove, insomma, ci sono novità interessanti che saranno proposte dal pubblico dal punto di vista artistico. Questo della prospettiva, appunto, che la manifestazione si sviluppa sempre a grandi livelli. Noi siamo, come sempre, orgogliosi di essere, diciamo, il comune che è maggiormente il punto di riferimento, con le location ormai storiche della Linguella, dei Vigilanti, del Teatro, della Villa Romana delle Grotte. Ma ci fa molto piacere, siamo molto, insomma, contenti di sottolineare che la manifestazione, il festival, diventa sempre più un fatto elbano, con tutti i comuni, o quasi tutti i comuni, che partecipano e ospitano concerti del festival. Conferma quindi lo stretto legame tra le bellezze naturali, storiche e culturali dell'isola con le esibizioni di artisti di grande caratura. Utilizzare location con particolari particolarmente importanti, particolarmente suggestive, aumenta, diciamo, il connubio, no? La forza del connubio tra il festival e la natura, il paesaggio dell'Elba.